Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 19 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Troppi obiettivi, tutti ambiziosi? Lavoro al centro dei vostri pensieri, anche se siete il giramondo dello zodiaco emotivamente, almeno per ora, tranne alcuni, le vacanze sono in fase di archiviazione. Come il mitico Ercole alle prese con le 12 fatiche, anche voi cominciate a pensare a tutte quelle che vi attendono, fortunatamente non subito, ma già visibili dell'orizzonte: lavoro, test universitari, controlli medici e la solita disperata ricerca di una babysitter. Ma la cosa più importante e problematica è senz'altro il cambiamento di ruolo che vi attende, magari secondo il vostro capo un premio alla vostra professionalità. In effetti di talenti ne avete parecchi, almeno quanti gli obiettivi ambiziosi e forse anche un po' pazzi che inseguite con l'ottimismo e la cocciutaggine delle teste calde surriscaldate, occhio sempre aperto sul mondo, come piace al vostro astro guida. Tensione nervosa alle stelle, se arrivano anche l'insonnia e gli spasmi c'è da chiedersi a cosa siano servite le vacanze, appena rientrati siete più isterici di prima. Se non funzionano né camomilla né valeriana non resta che la cura del sonno, meglio ancora un altro viaggetto in prospettiva nel breve. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. In ambito affettivo dovrai fare attenzione a non variare gli impegni presi con la partner, perché potresti insospettirla ed ingelosirla. Conoscete un modo per ricevere più amore dall'altro? Forse sarebbe meglio essere più spontanei senza lasciarsi condizionare dai consigli altrui. Se vi sentite vivi e pieni di forza non dovete far altro che espanderle verso gli altri, questo vi permetterà di fare colpo sulle persone, anche e soprattutto quelle che vi interessano. Ottime possibilità per risolvere un problema che ti angustia da tempo, le buone prospettive potrebbero concretizzarsi da un momento all'altro. Lasciate oggi che siano gli altri a parlare, non fate pettegolezzi e cercate solo di ascoltare evitando accuratamente di esprimere giudizio, soprattutto non richiesti. Ti troverai a dover risolvere delle questioni poco chiare. Malintesi. Idee che potranno farti guadagnare bene. Evita i posti troppo affollati. Avete l'autorevolezza e mettete il cuore in tutto, forse troppo, così la gente si approfitta di voi. Non abbiate paura di far pulizia nel vostro cuore in attesa del nuovo, cercate di farlo prima possibile. Oggi ne avrete l'occasione e sarà il tempo giusto. I nati di martedì trarranno beneficio da alcune ispirazioni favorite dalla Luna e da Giove. Per gli altri sarà una giornata all'insegna del vogliamoci bene. Il Sole dal segno del Leone vi fornisce la calma e la concentrazione che ci vogliono per tenere sempre fermo il timone della razionalità, in ogni circostanza vi muoviate. È vero che i vostri entusiasmi in questo momento sono alle stelle, ma per fortuna avete ancora tutta la testa sulle spalle, ogni scelta intima o pubblica facciate. Arriva così una giornata d'agosto bollente, poiché vivificata dai valori fuoco per voi provvidenziali. Traguardo impensabile se siete ancora in pista, con la Luna e Mercurio abbracciati allo zenith ma in quadratura, anche sgobbando come muli non arriverete subito al dunque. Qualcosa rimasto in sospeso o da definire c'è, ma con la pazienza di Giove in sesta casa e la genialità di Urano che l'accompagna alla fine ce la farete anche stavolta, arrivando a sera con un sospiro di sollievo. Amore ed Eros. Traguardi ambiziosi in amore, ma se vi siete messi in testa di sedurre una star del cinema forse vi state sopravvalutando, loro non sanno nemmeno della vostra esistenza e probabilmente hanno già messo gli occhi su qualcun altro, più in vista di voi. Ridimensionate dunque le vostre pretese anche nei confronti del partner abituale, agli inizi del rapporto gli intrighi deliziano ma poi cominciano a stufare. Il vostro carattere non è romantico. Ma anzi,
A volte avventuroso e sbrigativo è possibile tuttavia quest'oggi che tale stato d'animo si ammorbidisca divenendo più tenero. E il vostro o la vostra partner apprezzano in modo deciso il vostro modo di intendere l'amore. Capite, come sempre, con la vostra lucidità, che esistono tante sfumature, tanti aspetti della dimensione affettiva. Una bella Venere in Leone vi concede fecondi momenti di intuito in amore. In serata sempre Venere vi porta consigli di equilibrio e buon senso, avvicinandovi ancor più alla persona che avete scelto di avere accanto. Lavoro e denaro? Numerose e ambiziose anche le mete professionali, soprattutto se sognate di mettervi in proprio, ma in questo caso attenti a non sbagliare indirizzo, dovrete spenderci tempo, energia e anche molto denaro, sinceratevi di averne a disposizione, col salasso delle vacanze probabilmente le vostre tasche si riveleranno particolarmente sguarnite. Siete rientrati dalle ferie estive? Un gruppo di pianeti nel segno dell'attività concreta, la Vergine, Luna, Mercurio e Marte, può rendervi un po' grigia e noiosa la ripresa della routine. Benessere. Mal di testa, nervosismo e soprattutto scontento davanti allo specchio. Dalla vostra immagine vorreste di più, una figura più snella, una pelle più liscia, capelli meno ribelli. Da quando in qua siete così esteti mettendo in secondo piano il fascino per l'insolito e il gusto per l'esotico. Soprattutto non avrete dimenticato in qualche campeggio o in qualche albergo il vostro proverbiale e meraviglioso ottimismo? Senza di quello non si fa da nessuna parte. Per lei, la prospettiva del rientro vi innervosisce, i progetti di lavoro vi spaventano. Se poi a darvi filo da torcere ci si mette anche il gatto graffiandovi il divano di pelle nuovo o tirandovi i fili del pizzo. Diventate addirittura elettriche, infilandovi una spina nel naso si accenderebbe la lampadina. Per lui, promesse di assunzione, colloqui, incontri web e poi. Tutto tace. Non pensate che vi prendano in giro, è la crisi quella che parla. In ogni caso aspettate a fasciarvi la testa, agosto non è ancora finito. Colore delle emozioni, rosso fluo. Barometro dell'umore, piovoso. Punto pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.